esordio una partita apparentemente con un discreto tasso di difficoltà, ma una partita che era particolarmente complicata, squadra giovanissima, con Reggio del Catania che non aveva brillato in trasferta con tutto il campionato di donna. Invece si arriva, si gioca con i giovani, campo pesante, si vince pure, bravo. Sì, grazie, ma sono stati bravi ragazzi, perché per me l'impatto è stato importantissimo e avevo un po' di pensieri sul fatto che nel sorteggio loro potessero pensare di trovare dei ragazzi e giocare anche in uno stadio dove non c'era l'effetto pubblico, potevo pensare che ci fosse un attimino di scoramento, invece hanno fatto quello che dovevano fare, hanno rispettato l'avversario, perché l'avversario comunque è di valore, ha delle idee, delle identità. E credo che l'abbiamo affrontato bene e ripeto, anche con umiltà, perché in questo momento pensare che di andare a affrontare dei ragazzi giovani, bisogna conoscere quel campionato, bisogna conoscere questi giocatori. Io ho avuto solo il piccolo vantaggio che ho avuto, che questi ragazzi, gli avversari li conoscevo tutti, il modo di pensare, anche il calcio dell'Atalanta mi ha aiutato nell'esperienza che ho avuto a Torino, però adesso la prima è andata, adesso c'è il ritorno e queste squadre fuori casa possono fare male, loro hanno la qualità per fare male fuori casa, bisogna stare attenti. Attenzione sempre alta, questo evidentemente è la regola. Sì, la tensione ce la deve essere alta, ce la darà alta sicuramente il nostro pubblico, però non possiamo speculare su questo risultato e pensare di, noi dobbiamo fare la nostra partita, rifare le stesse cose, forse qualcosina di diverso nella transizione, perché l'avevamo preparata in un altro modo, però sai, quando va dietro al risultato, che è molto importante in questo momento, guardi più la sostanza che diciamo che la forma, come ci arrivi. Hai curato la fase difensiva, hai registrato il centrocampo, ti mancano probabilmente i gol degli attaccanti. Ma i gol degli attaccanti, l'ultimo l'ha fatto Pietro, oggi ha fatto Bois, loro fanno un lavoro molto molto importante e dunque quando poi sono chiamati ad attaccare può darsi che sono poco lucidi. Però io sono contento della loro prestazione, mi dispiace per Samuel perché oggi il gol se lo meritava, però deve stare sereno e sono sicuro che il gol decisivo ancora deve arrivare. Posso chiederti a cosa sono serviti questi 10 giorni di ritiro al di là dell'aspetto squisitamente tecnico? Vabbè, i giorni di meno sono stati. Sì. E a livello tecnico è stato importante stare insieme, conoscere il sorteggio e fare una full immersion sull'avversario, perché le altre squadre potevamo affrontare in un certo modo. Ci è capitata quella squadra particolare che gioca in un modo particolare, che ha un'identità particolare, però siamo stati bravi noi dello staff, i ragazzi, a essere disponibili a capire che tipo di partita dovevamo fare.